Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria per la 15ª giornata di Serie B-Win, gara di cartello tra la Regina seconda in classifica e il Torino ad un solo punto dalla zona playoff. Squalificato Colombo nella Regina, al Torino manca invece Garofalo, arbitra guida di Torre Annunziata. Subito pericolosa la Regina e subito in vantaggio dopo nemmeno 4 minuti. È una cross che arriva dalla sinistra di Parigi, un colpo di testa vincente da parte di Emiliano Bonazzoli che vola più alto di tutti e porta in vantaggio la squadra calabrese per la soddisfazione del tecnico Azzori. Rivediamo il volo aereo di Emiliano Bonazzoli, in difficoltà Zavagno, era a terra Pratali, bisogna dirlo in questa occasione. Immediata però la risposta del Torino, un cross, il tiro che arriva dal limite, la deviazione di Rizzo ed è un assist d'oro per Rolando Bianchi. Risponde il bomber granata a Bonazzoli, Bianchi firma subito l'1-1, rivediamo il tiro di Devezze, la deviazione di Rizzo, un assist per Bianchi. Il capitano mette alle spalle del portiere Puggioni per l'immediato pareggio della formazione granata. Per Bianchi però la gara finisce praticamente pochi minuti dopo. Su questo cross vediamo toccarsi la coscia a sinistra, rimane a terra nella caduta in mezzo a due difensori della Regina. Per l'attaccante goleador del Torino nulla da fare, lascia il campo al compagno di squadra Pellicori. Ancora la Regina in attacco e anche in questo caso c'è stata questa occasione di Campagnacci fuori misura. Ed è poi Bonazzoli, come era accaduto a Bianchi pochi minuti prima, a rimanere a terra. Anche in questo caso il bomber della Regina è costretto a lasciare il campo per dare spazio a Zizzari. Finisce per lui la gara sull'1-1. Allo scadere del primo tempo è Adegio che reclama un calcio di rigore, ma il braccio di Zavagno, come rivediamo dalle immagini, è involontario. Giusta la decisione del direttore di gara. Primo tempo con la Regina che chiude ancora in avanti con questa sponda che vediamo di Zinzari per Barilla. La girata in rete, ma posizione di fuorigioco di Barilla e arbitro che giustamente, come vediamo in queste immagini, annulla per fuorigioco il gol della Regina. 1-1 al riposo, si parte subito con i padroni di casa ancora pericolosi e Campagnacci ancora incontenibile sulla fascia sinistra, vince un contrasto, guadagna ancora il pallone, mette uno splendido cross al centro e Zizzari è anticipato da Bassi e poi c'è la chiusura di Obgon in calcio d'angolo. Tocca ancora alla Regina a recuperare palle in questa occasione con Adegio che vediamo vince un rimpallo, serve per Zizzari, il suo diagonale termina fuori misura, non ci può arrivare di un soffio Campagnacci. Sul fronte opposto la punizione di Sgrigna, non si fa sorprendere l'attento Puggioni che all'ultimo minuto vede il pallone ma blocca ancora il Torino, questa volta è bravo D'Ambrosio, entra in area di rigore, un tunnel su Acerbi e poi la chiusura di Puggioni in calcio d'angolo. Rivediamo D'Ambrosio in questa occasione, salta Acerbi, un tunnel e poi la chiusura di piede di Puggioni. Regina in attacco, questa volta con Laveroni, il cross, l'incertezza di Bassi che poi chiude in due tempi su Campagnacci. Si vede ancora il Torino sul fronte opposto, c'è Devezze, il suo gran destro e Puggioni sul proprio palo mette in corner. Ancora il Torino chiude in attacco De Feudis e questa volta Puggioni salva il risultato togliendo la palla da sotto la traversa e mettendo in calcio d'angolo. Finisce così 1-1, una bellissima partita tra Regina e Torino.